dai, buona lì, brava la mia povera uccellina. Stai, vai, ora fammi lavorare che c'ho da fare. Aia. Allora io a questi pezzi di merda, a questi sudiciumai, la tassa sugli animali mi andrebbe messo, ma la tassa sulle teste di cazzo, sai, risolto il problema dell'economia universale, no, non mondiale, universale, una tassa di una lira, di un centesimo sulle teste di cazzo. Vaffanculo, allora chi li paga, Dio poi, e li pago io, maledetti, Dio buono. Ora ti rendi conto, io non voglio di nulla, tanto ricordatelo, tu ci credi, eh? Te ricordatelo, quando tona, alla fine piove, loro fanno tutti questi discorsi a testa di cazzo, no? Per vedere la reazione della gente, nel momento in cui si rende conto che la reazione della gente non è così terribile come la dice d'essere, pigliano e dallo scherzo passano al vero, capito? No, dobbiamo segnare a questi pezzi di merda, governo di tecnici. Ci hanno aumentato le tasse, c'è bisogno dei tecnici, bastavo io. Accidenta chi tiene il Parlamento, maledetti loro, madonna, ti ammazzere tutti, porca mattina. Ma come si può fare? Io non capisco come si possa vivere a questa maniera. Questo non è un paese, questo è un troiaio. Cioè si mette della gente seria, perché si mette della gente seria, dice, allora gente ha studiato, tutti i professori della cosa, sentiamo che dicono, dice, allora si triplica le tasse, si mette le tasse anche sugli animali. Porca madonna, la maniera mi piace anche a me. A me bastava che mi dessero 5.000 euro in mese e ci pensavo io a aumentare le tasse, ma un aumento mia sugli animali domestici, io glieli mettevo sulle barche che hanno a nomi farsi in tutti i porti da tutte le parti. Ecco mattina, facile la pigliate la pensionati. Ma gli hanno anche chiesto, perché? Allora, per me la colpa la ricordo. No, non ridere, per me la colpa la rimane. Certo! La colpa, caro Bellino, e lo sa dirle, di chi gliene fa fare. Perché non è possibile che un popolo come il nostro debba essere costretto a sopportare una situazione di governo a questa maniera. Non è possibile, qui è ovvio che il Parlamento è pieno di venduti. L'avevo visto il film Peppone, Don Camillo, di quando vanno a rubare i polli a Don Camillo, che sono a mangiare, che Don Camillo va a trovare, gli viene tutto a mangiare, no? Anche il cane che faceva la guardia del polaio di Don Camillo, e gli era a mangiare i polli che aveva rubato Don Camillo. Don Camillo lo vede sotto la tavola, il suo cane con la bocca piena d'ossi, e fa, anche se venduto a Mosca. vale. Io boh, allora. A me tu mi dici, scusa, ma se ce n'è una. Perché bene, perché dice, non sarebbe nemmeno sbagliato, no? Tu leggi su Facebook, c'è quello che fa, non sarebbe nemmeno sbagliato, perché dice, io buono, e per risolvere il problema del randagismo, ma il problema del randagismo l'ho risolto io, sono andato al canile di Cali, c'è un prato e ho preso nicchie, ecco, ho risolto il problema del randagismo. Certo, allora se tu mi vuoi dire proprio, io sono contrario anche a quella lì, ma se proprio tu lo vuoi far pagare una tassa a un cane, fagli pagare a uno che l'ha pagato 2.000 euro perché vuol andare a fare le ossa, le mostre, perché gli mette fiocchini, gli fa camminare e gli danno punteggi, le medaglie, tutti. Allora hai il limite, se proprio tu vuoi mettere la tassa su un animale, metti una tassa su quel discorso lì. Io voglio. Ma se tu mi vai a dire fuori che io e c'ho il lusso perché ho tirato fuori un cane dal canile, io ti mando a fare in culo, capito? Ma non solamente te, caro Monti, ma mando a fare il culo anche quelli che ti reggano, capito? In primis Bersani, capito? Bersani, che io lo odierò per tutta la vita, Bersani. Il leccapalle di D'Alema, cioè, ma che ne di otto? Questo viene andato in. Guarda, non ridere perché tu mi fai incazzare anche te, ecco, no. Che a me mi gira cogliono di questo discorso, capito? Che io sono qui a lavorare per pagar loro. Io sono qui a lavorare per pagare le puttane, la cocaina, le case, e quelli si fanno fare le case, dice, ma non ho trovato una casa, va.
non c'era più un tipo, chissà chi me l'ha fatta, ma io intanto c'entro, quell'altro D'Alema, quella faccia di culo, lo sai dove è andato? È andato in Vaticano a farsi dare un titolo nobiliare. A me tu mi devi dire come si fa a difendere la classe operaia e lavoratrice che è un nobile della Chiesa. D'Alema, capito? E me ne rammento io a colonnata salendo, mi guardare a male, perché dicevo, ma dai, questo è una testa di cazzo, ecco lui sempre il solito, fa l'anarchico lui, il compagno D'Alema, e vai bravi, il compagno D'Alema, ha messo Bersani, uno che non è stato in grado da ministro nemmeno di sistemare la storia dei tassi a Roma, dei tassi in generale, lo vorrebbe mettere a guidare l'Italia, immagini te che lavoro. Io te lo dico, guarda, no, io ma che c'è, non mi frega nulla perché io non delega a nessuno la mia gestione, però se tanto, a me mi sta sul culo anche Grillo, però se tanto e prendano un comune difeso e lo gestiscano bene, devono andare tutto a casa, capito? Se sono in grado, se gli riuscissero, io credo che non sia possibile, perché li metteranno di sicuro i bastoni fra le ruote, ma qualora riuscissero a gestire un comune in maniera, non dico perfetta, ma almeno diciamo apprezzabile, tutti questi, cioè, la Lega ha fatto ridere, ora, cioè, quando uno dice io sono della Lega, tu sai se dai 10 lire o se ti arriva a pedana il culo, capito? Essere della Lega ora vuol dire solamente essere solo per puro razzismo totale, perché ce l'hanno come meridionali e sembra che il male sia dei meridionali, no? Io c'avevo i miei soci, era la mia moglie meridionali, meglio gente la usce il che vedrai a me, penso che fa una sega. Allora, ma quanto di duro sto? Allora, questa storia della cosa, della gestione della cosa pubblica, di se uno, perché l'importante sarebbe, non dico mica di essere perfetti, l'importante non sarebbe, sarebbe non rubare, capito? Se tanto uno non ruba e riesce a sistemare le cose in maniera più equa, non hai paura che le andrà tutto a casa, perché nel momento in cui ti dimostrano che si può gestire le cose senza rubare, non è obbligatorio. Ora io non sono nemmeno così tanto ingenuo da dire, non sono neanche tanto ingenuo da dire che il potere non deve pagare, e se no dice che sto a fare io, e per carità, su quello, però c'è un limite, capito? Cioè se io prendo così e il politico che gestisce, siccome ci mette la faccia, prende così, va bene? Non vuol dire che debba prendere così, capito? Perché se no la cosa non va più bene. Cioè io capisco che uno si prende a saccolla l'onere di gestire un comune, va bene, e debba avere un riconoscimento. Su questo, per carità, nessuno lo nega, siamo tutta gente che lavora. Ma da lì a pagarsi le puttane, le troie, la cocaina, le barche, le case, te trovami un assessore di comune che non ha la casa, che non ha la casina, che non se l'è fatta. È chiaro, è normale, però questo qui, se lui ha gestito bene la cosa, e va bene, capito? Il problema è che qui sta andando tutto a rotoli, noi si sta facendo la crisi, da questa crisi ce la fanno pagare, che non è una crisi che non esiste, va bene, è basata sul coso internazionale, per cui non è da dire che è basata sulla mancanza di produzione e tutto il resto, è basata sulla mancanza di soldi, gli emettono loro i soldi, figurati. Questa crisi, che è una crisi fondamentalmente inesistente, la sta mettendo in ginocchio noi, e noi si deve lavorare, lo sai perché? Non per, per il bello, capito? Noi non siamo qui a lavorare per litigare sull'economia, siamo qui a lavorare per mantenere i privilegi di questi rotoli di merda. Ecco qual è lei, ecco quello che stiamo a fare noi. Chiaro, è ovvio che non può andare bene. Ovvio, no, dammi. Da mangiare alla papera, vai, vieni anche se, da Andrea.